la Pasqua è la celebrazione della liberazione, la celebrazione della ripresa. La Pasqua ci dice che la vita non finisce con la morte. Gesù ha infranto questo muro che sembrava proprio un macigno sulla persona umana. Invece Gesù è andato oltre, lui, ma ci ha portati tutti oltre. Quello che auguro è che possiamo guardare sempre con speranza il futuro. Possiamo guardare il bene che sta sempre al di là di quello che appare intorno a noi e di farlo questo costruendo il bene attraverso il proprio impegno quotidiano. Quindi un augurio particolarmente ai giovani, come tu mi chiedevi, particolarmente a loro, perché siete voi giovani che vivete in maniera ancora più forte, a volte proprio drammatica, la situazione della vita del mondo di oggi, con tutte le contraddizioni, ma portate nel cuore però quella capacità di costruire il futuro.